Ma quindi cosa hai deciso di lavorare qua? Sì, mi piaceva un sacco anche questa parte con l'olivo. E qual è il motivo per il quale questa qui hai scelto questa parte qui? Perché, vabbè, intanto questa qui mi sembra una delle piante più importanti, diciamo, di tutto il giardino. E quindi, appunto, come pianta più importante, mi piacerebbe andare, appunto, a crearci una struttura intorno, come se poi la pianta fosse cresciuta all'interno della struttura e si fosse un po' uscita, ecco. Che impressione ti ha fatto questo spazio qua? Poi mi è piaciuto un sacco anche il fatto di andare a trovare, vedendo che delle piante un po' più particolari rispetto a quelle che puoi trovare nei giardini in generale. E poi anche il fatto che c'è appunto la vite, perché prima era, cioè che c'è ancora la vite, perché prima c'era la vigna qua, è un'altra cosa che mi piace. Quindi l'aspetto, cioè di primo acchito, poi a me piacciono anche un po' i giardini che sono tenuti ma anche un po' lasciati. Senti, qui c'è un ramo di vite Sì. che questo tu conserverai e Sì. proseguirà a vivere aggrappandosi a quanto fai, Sì, suppongo. anzi adesso poi sto vedendo che ha già iniziato a interagire con quest'ulivo, quindi se riesco veramente a creare una struttura che poi possa andare a interagire con la vite e con l'ulivo, penso che sia la soluzione migliore. Sì, allora, solitamente quando faccio le installazioni uso sempre il materiale dell'uovo. Questo quando faccio le installazioni nei boschi o in mezzo alla campagna. Perché mi interessa appunto questa cosa che il materiale stesso sia dell'uovo e che poi ritorni all'uovo, quindi anche a livello di deperibilità segua un po' il ciclo, diciamo, della natura. In questo caso invece è un bambù che è stato già seccato in maniera tale che, essendo un giardino urbano, riesca a resistere il più tempo possibile a questa struttura. Oltre che fare questo, disegni anche, fai illustrazioni, fai un sacco di Disegno, cose. dipingo, cucio, ricamo, faccio ceramica, faccio maschere anche con materiali naturali. Ho fatto un film, ho fatto degli altri cortometraggi. Ma quanto è importante per te agire fisicamente quando fai delle cose, come in questo caso? Fondamentale, perché appunto poi diciamo che di solito il mio anno si divide in una parte dove rimango in casa e faccio i segnetti con le penne, nel senso che faccio dei disegni molto minuziosi. E poi appunto anche c'è tutta l'altra parte, diciamo, più di cucito e ricamo, quindi quella parte lì e quella parte che faccio verso l'inverno. Poi invece quando arriva primavera, estate, mi piace andare in giro e sudare anche, perché oltre a farmi star bene, mi piace proprio anche che le cose che costruisco abbiano dietro anche un lavoro fisico. In più, una cosa che noto su di me è che il lavoro fisico abbinato all'utilizzo della testa è una delle cose che mi fa stare meglio. Quindi prima fase dell'operazione quale sarebbe? Allora, in questo caso andare a togliere, diciamo, una serie di piante. Adesso questa qui è una robinia, una falsa acacia, che erano già, diciamo, era già previsto che queste piante venissero via, perché comunque sono considerate infestanti. Che punto siamo? Allora, stiamo iniziando a fare un po' quella che è la struttura base, cioè base nel senso una specie di cavallettone che deve stare in piedi da solo, a cui poi dopo andremo ad aggrapparci con, ad attaccarci con tutti gli altri pezzi.
Secondo quanto prevedi, quanto potrebbe rimanere installata questa cosa? Questa è una domanda interessante, nel senso che dipende poi ovviamente dalle condizioni climatiche. Però secondo me, almeno questo bambù mi sembra veramente fatto seccare propriamente, quindi tranquillamente secondo me 3 anni tutti. Poi una cosa buona di queste strutture è che se si spacca un pezzo basta andare a cambiare e sostituire solamente una parte. Comunque tu lavori in un'ottica di costruire qualcosa che possa più possibile integrarsi eternamente con il luogo in cui... Sì, però appunto l'integrazione passa anche attraverso, diciamo, la vita, la morte e la natura, ritorna alla natura e poi si ritrasforma. Ma io sono soddisfatto, sì, anche perché poi appunto devo dire che ho già fatto delle altre installazioni dove avevo poi piantato delle piante io alla base. Ovviamente se le metti in mezzo al bosco o ad altre parti bisogna comunque averci anche un po' una cura di andare a far sì che le piante poi, oltre a prendere l'acqua, che crescano. Cosa che poi non sono mai riuscito veramente a fare. Quindi in questo caso c'è già intanto una pianta enorme in mezzo e poi adesso anche con questa vita intorno, secondo me c'è nel giro di... ma anche già l'anno prossimo, se anche la vita viene un attimino indirizzata, secondo me può venire veramente una cosa molto particolare, ecco.